Quest'anno la Giunta ha voluto riproporre un bando per le imprese che sono delle agevolazioni per l'Idrico e la Tari che pagano gli esercizi commerciali e le attività. Oltre ai requisiti vecchi abbiamo anche riproposto le agevolazioni per coloro che si adeguano al regolamento comunale dell'arredo, quindi coloro che investiranno o hanno investito sull'arredo dei propri locali come prescritto dal regolamento e anche coloro che hanno fatto interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria sui propri locali sia di proprietà o di terzi. Quindi abbiamo cercato di dare più spazio ad altre attività, allargare la platea. È rimasto confermato anche le agevolazioni per coloro che assumono sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, in particolare i giovani. Quindi è una piccola risposta che l'amministrazione cerca di dare a sostegno delle imprese del territorio. Poi siamo in procinto di preparare un altro, un po' specifico forse, di sostegno a coloro, quegli esercenti che hanno avuto dei disagi per i lavori al pincio, che hanno avuto un decremento notevole di incassi.